Passano i secoli, cambia il mondo, ma la guerra la fanno sempre gli stessi. Giovani uomini che si sparano addosso per conquistare qualche metro di terra. Qui siamo nei dintorni di Bakhmut, la città presa e devastata dai russi e ora assediata dagli ucraini. Una brigata d'assalto di Kiev si muove veloce nella boscaglia, si sentono gli spari e le urla. Poi ecco il volto stravolto di un soldato che tiene le comunicazioni e i suoi commilitoni in una trincea. A un secolo dalla fine della Grande Guerra, ancora soldati accucciati nelle trincee. La controffensiva di Kiev è lenta, estenuante. Ha ancora tanta carne da cannone, il padrone del Cremlino. Ha appena fatto alzare l'età della coscrizione. Così ci saranno più soldati da mandare al fronte, come questi ragazzi in Crimea, penisola annessa da Putin nel 2014, l'innesco del conflitto. Il Pope benedice gli ortodossi e l'imam i musulmani. C'è sempre da arruolare Dio per la battaglia, che ci tocca da vicino in molti modi. La rottura dell'accordo sul grano, unico successo diplomatico di questi mesi, surriscalda i mercati e gela i consumatori. Addirittura mette in pericolo la sopravvivenza di moltissime persone in tanti paesi, particolarmente dell'Africa e del Medio Oriente, ricorda oggi il presidente Mattarella, che insiste a chiedere una pace giusta, secondo il diritto internazionale. Pare invece che Mosca stia apparecchiando un blocco navale nel Mar Nero per impedire il passaggio delle navi mercantili e ha minato la centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa.